dai, vieni qua, dai. Ma come ti sei addormata? E mi sembri un albero di Natale. Dai, sei anche fuori stagione. Dai, voglio andare a vedere. Dai, qualche piazza, gli scavi, qualche museo. Senti, uno poi che ne sa, a me queste cose non mi garbano. E poi uno che ne sa di quello che gli potrebbe capitare, siamo in vacanza, uno potrebbe di andare a un vernissage, a cena in un ristorante di lusso. E invece te mi porti a queste, vabbè. Dai, sì, va bene. Senti, più che altro, dove siamo finiti? Mi sa che mi sono perso. Google Maps. No, ci penso io. Allora, vieni. Se questo è Cana e quest'altro è Bacinello, siamo a Murci. Bravo. Guarda quanto siamo a Murci. Guarda che quante pale. Murci, tazzisto, guarda, più che altro. Se mi avevi dato retta, a quest'ora, ma siccome te non mi vuoi mai dar retta, se era piglia al sole alle Maldive, Murci costì, capito? Più che altro chiediamo. Guarda, scusi, signorina. E te ti fidi? Oh! Ma dici a me? No, all'uomo invisibile c'ha dietro. Mi dica. Scusi, signorina, dove siamo? Ci siamo persi, Che paese è? Cinigiano? Capito, Murci? Sì. Senta, signorina, scusi, io e questa disgrazia del mio consorte siamo in vacanza. Mi ci potrebbe, dare qualche indicazione su qualche boutique, maison? Ma che maison? Qualche centro commerciale? No, guardi, noi vorremmo andare a vedere delle belle piazze, qualche monumento, degli scavi archeologici. Certo, a Roma c'è il Colosseo, c'è le Maison, c'è il centro commerciale, a Pisa c'è la Torre di Pisa, a Venezia c'è Piazza San Marco. Senti un po', ma e ci pigli in giro? Ah, questa è bella, Ora questa non ci crede che a Roma c'è il Colosseo e a Pisa la Torre di Pisa. Signorina, noi intendevamo qua a Cinigiano. Cosa c'è da vedere qua a Cinigiano? Aspetta che ci penso. Allora, quello... No, quello a Paganico. Quello è rotto. No. Quello... Non c'è niente. Ma come grazie, stai? Arrivederci, No, aspetti, signorina, guardi, una cortesia, è l'ora di pranzo, ci potrebbe indicare un ristorante dove si mangia bene? Certo, Arcidosso. Ma come Arcidosso? Ma... Fanno un agnello frittissimo e buonissimo in fondo alla piazza, strabono, andateci. Che schifo, io ci vengo, Signorina, ora glielo ripeto, siamo a Cinigiano, voglio sapere qui a Cinigiano. Non c'è niente. Ma come c'è? Grazie, tante care cose, arrivederci, saluti a casa. Signorina, allora, via, proviamo, un alimentari per farsi un panino. Sono tutti chiusi? È l'una. È tardi, Vabbè. Un gelatino ci potrebbe scappare. Un gelato sì, ma per pranzo è poco. Ma andate al bar, c'è il panino col buristo che è tanto buono, andateci. Capirai! E io secondo te sono una da buristo da bar, io ci vengo, andiamo via. Muoviti! Ma almeno... State buoni, ma almeno per un Campari, un aperitivo, un vinellino della casa. Io so astemia. E a me il Campari mi piace. Ma allora, fatemi capire una cosa. Ma chi vi ci ha mandato? Ma da dove siete venuti? Ma poi chi siete? Ma che volete? Io non so manco di qui poi. E allora diccelo. E di dove sei, scusa? Io so di Radicondoli, ma non si vede, Ciao. Io ti fa scrivere dall'avvocato domani. Io invece mi sa che si puzza di bischero, perché... bisogna risalire. Turisti a Cinigiano, vale a dire le ciospette. Torniamo. E che sarebbero ste ciospette? Lei parla. Lei Simona, sarebbe Simona Carosi. Perché le ciospette? Perché è un gruppo, siamo un gruppo di ragazzi che facciamo spettacoli teatrali
per allietare Cinigiano. Ma si poteva chiamare anche, che ne so, Cinigiano Teatro. No, è il primo nome che ci è venuto in mente, ci rappresenta un po' tutti. Ha un senso Ciospetti? È un saluto che si usa fra noi giovani. Ma siamo in Italia? No, siamo a Cinigiano. Appunto. Qui è normale. No, ho capito. Perché voi come vi salutate? Ciao Ciospetta. Ah, ok. Ciospetta. Ciao. No, però simpatico, in effetti. Sì, torna bene. Lei invece ha fatto tutta sta scarpinata? Sta lunga. Da Radicondoli. No, non credeva che esisteva Radicondoli. Me l'ha chiesto. Non ci credevi? No. No, non ci credevi. Mi scuso con tutta Radicondoli. Chiediamo scusa agli amici di Radicondoli. Come si chiamano gli abitanti di Radicondoli? Radicondolini? No. Radicondolesi? Non so. Guardi su Google. Non ce l'ho. Non ce l'ha. Lei è sprovvisto? Io so di tutto. C'ha la mappa, vedo che sì, questa la utilizzavano nel 1500. Vedo che è amanuense. Sì, grosso modo, questa è la prima che ho trovato. Infatti mi sono perso. Ho capito, ho capito. Ma lei va sempre in giro combinato con questo. Sembra un po' Indiana Jones. Anche peggio, eh. Stasera sono vestito quasi bene, figurati. Sì. Ma in effetti, ma lei quando va a fare il turista si veste così? Sì, anche peggio. Senti, anche peggio, chi c'ha peggio. La moglie, chi è? Eh? È la moglie, no, che ha detto. No, c'ho la fidanzata, è qui. Ah, la fidanzata è lei? Sì. Ah, quindi voi avete fatto questa scenetta come se fosse dal vero? Purtroppo sì. Cioè, purtroppo sì, avete fatto la scenetta, purtroppo è vero. Tutte e due. Va bene, noi salutiamo le ciospette e poi il ciospetto lui, cioè, non... Perché è femminile o maschile, non lo so. È neutro. Sì, è unisex. È come Paco, non si sa che roba è. Comunque, allora...